Vedere appunto i quattro gol di questa partita, cominciando con la rete iniziale di Abrancic dopo pochissimi minuti, gran tiro di Bonov, si tuffa Abrancic di testa e realizza l'attaccante dello Schalke 0-4. Bonov è uno specialista nei calci di punizione, si dice sia il giocatore europeo dal tiro piazzato più forte, lo ha fatto vedere una volta di più. Il portiere Shrivers non è riuscito che a respingere, Abrancic in tuffo è stato sveltissimo a realizzare, rivediamo. Con Bonov che si appresta a calciare, la sua rincorsa, il suo tiro potentissimo, respinge come può, Shrivers si tuffa, Abrancic e segna 1-0 per la Germania dopo soltanto 2 minuti di gioco. Il pareggio dell'Olanda è una prodezza personale di Han, favorito forse da una leggera distrazione di Maier. Ecco il gran tiro di Han che sorprende Maier che rimane immobile, peraltro il tiro è molto angolato e preciso. E Han rompe una imbattibilità, quella del portiere tedesco, che si protraeva ormai da moltissimi minuti, una imbattibilità record. Rivediamo il tiro di Han, c'è Kals che fa un po' velo anche al suo portiere, si muove con nettissimo ritardo Maier, il gol di Han 1-1, e questo è il risultato con il quale si conclude anche il primo tempo dell'incontro fra Germania e Olanda. Nel secondo tempo c'è un traversone dalla sinistra di Beer, entra di testa Dieter Müller, la palla rimbalza e tradisce anche col suo rimbalzo Shrivers, il gol del 2-1 sembra fatta per la Germania, siamo al 25esimo, la partita si anima notevolmente, c'è anche una traversa colpita da Rep per l'Olanda, intanto rivediamo il gol con il bello scatto di Olsenbein sulla sinistra, il suo traversone preciso, il colpo di testa di Müller che schiaccia la palla a terra e realizza il gol del 2-1. Dicevamo dunque 2-1, a questo punto è il 25esimo della ripresa, l'Olanda si avventa ovviamente all'attacco, la Germania agisce in contropiede, viene comunque il gol che è una prodezza di René van de Kerkhoff, vediamola, ecco, aggira un avversario, batte a rete, Rusman si tuffa inutilmente nel tentativo magari di procurare ovviamente il rigore ma di salvare il gol, non riesce alla deviazione, vedete la felicità di René van de Kerkhoff abbracciato da Brands, poi da Kroll, Jansen e tutti i suoi compagni.